Buongiorno a tutti e ben sintonizzati su OK Italia Parliamone, sempre in collaborazione con le Camere di Commercio italiane all'estero, rappresentate da Assocamerestero e con la Banca Popolare di Sondrio. Oggi continuiamo nel nostro percorso di esplorare, grazie a dei testimoni privilegiati, paesi nei quali l'internazionalizzazione può rappresentare un'opportunità per la ripresa delle nostre PMI, facendo leva soprattutto sull'attrattività del Made in Italy. Oggi parliamo di Albania, un paese di poco più di 2 milioni e 800 mila abitanti che dopo la lunga dittatura comunista che ha tenuto l'Albania chiusa al mondo esterno fino al 1985, sta cercando di adeguarsi progressivamente al livello economico del resto d'Europa. L'Albania, ricordiamolo, è infatti uno dei paesi del continente europeo in rapida crescita, un paese sempre più competitivo e all'avanguardia e d'altronde nel rapporto Doing Business 2019 sulla facilità di fare impresa si è posizionato al 52esimo posto su 180 paesi esaminati. Oggi il nostro ospite di OK Italia Parliamone per parlare appunto delle opportunità per le nostre imprese in Albania, il presidente della Camera di Commercio italiana in Albania, Antonio Nidoli. Buongiorno Nidoli. Buongiorno e grazie dell'opportunità. Nidoli, l'epidemia Covid-19 purtroppo e ovviamente sta avendo impatti anche sulle economie dei singoli paesi. Il Ministero dell'Infrastruttura e dell'Energia della Repubblica d'Albania ha autorizzato da lunedì 22 giugno di quest'anno la ripresa dei collegamenti aerei da e per l'aeroporto di Tirana-Rinas con tutte le destinazioni del nostro paese. E anche autorizzato la ripresa dei trasporti marittimi da e per i porti di Durazzo e Valona con i porti di Bari, Brindisi e Ancona, quindi con i collegamenti continui con l'Italia. Mentre sono ancora vietati gli spostamenti con i paesi extra UE ed extra Schengen, ad eccezione ovviamente di limitate eccezioni, salute, lavoro, studio per far rientro presso la propria residenza o domicilio. I primi due casi della pandemia di Covid-19 del 2020 in Albania sono stati registrati l'8 marzo del 2020 e si trattava di persone provenienti proprio dal nostro paese, dall'Italia. A ieri 7 luglio gli ultimi dati che abbiamo potuto leggere come redazione rappresentavano un'Albania come uno dei paesi europei meno colpiti con 3.038 casi e soltanto, per fortuna, 81 morti. Le chiedo, Nidoli, qual è la situazione Covid-19 oggi in Albania? Si è ritornati regolarmente tutti al lavoro o ci sono ancora delle restrizioni? Sì, la situazione della pandemia e dei contagi è sotto controllo, ma però, come diceva lei, sono cresciuti dalla fase di lockdown alla fase di ripresa e di liberalizzazione dei movimenti, sono cresciuti i contagi e quindi anche purtroppo i decessi. E dai 4 casi giornalieri si è passati agli 80 giornalieri e sono in aumento anche i casi di terapia intensiva. Ed è purtroppo raddoppiato anche il numero dei decessi, anche se resta di una dimensione, diciamo, abbastanza contenuta nei numeri. Però lei lo ricordava all'inizio, l'Albania ha una popolazione inferiore ai 3 milioni di abitanti, quindi se facciamo i paragoni la crescita del contagio è comunque contenuta nei numeri ma significativa per la popolazione. E cosa è successo? È venuta meno l'attenzione sociale a mantenere le distanze. Sappiamo benissimo che purtroppo questa influenza, come la chiamiamo, questo virus è molto aggressivo e ci colpisce nelle nostre abitudini, cioè nei contatti tra persone. Quindi che cosa l'Albania ha saputo gestire bene nella fase iniziale il controllo e quindi il diffondersi dell'epidemia con un controllo molto ferreo che è riuscito a mantenere sostanzialmente a bloccare qualsiasi attività e quindi a evitare i contatti. Oggi
oggi, con la riapertura, come diceva lei, sia dei collegamenti, sia dei movimenti interni, è naturale che sia aumentata questo numero. Ecco, la cosa importante è mantenere una certa attenzione. Questo lo si vede in tutti i paesi, purtroppo. Ecco, il tallone d'Achille di ogni società è questo. Midoli, ma ci sono ancora delle restrizioni per le imprese, per qualche settore produttivo, o hanno riaperto? Allora, no, sono state riaperte tutte le attività economiche. L'amministrazione pubblica, il sistema bancario lavorano quasi a pieno regime, insomma, con il totale del personale al lavoro. La sicurezza è sicuramente maggiore nelle aziende, nelle attività economiche, dove si rispettano l'uso della mascherina, la sanificazione, la distanza. Ecco, per assurdo, ma non lo dico che è un assurdo, è la realtà, per assurdo l'esterno, cioè la vita sociale esterna dalle attività economiche, invece è quella che crea i maggiori problemi. Molto bene, ecco, un altro aspetto molto importante che ti interessa conoscere è in quale modo durante l'emergenza Covid-19 il governo albanese ha affrontato appunto questa situazione di criticità e come ha supportato il sistema imprenditoriale delle piccole e medie aziende. Sì, beh, allora, come dicevo prima, il governo albanese ha imposto delle rigide limitazioni alla circolazione delle persone, imponendo proprio dei coprifuoco in alcune periodi, soprattutto tra marzo e aprile, ha chiuso tutte le attività commerciali, oltre a quelle industriali, tranne i negozi alimentari e le farmacie. Perfetto. Erano le uniche attività aperte. Utilizzando un sito web che aveva messo a disposizione dei propri cittadini, controllava e tracciava i loro spostamenti, cioè il cittadino doveva dire: io era georeferenziato, esco da casa, questo è il mio indirizzo, vado al negozio alimentare che sta all'angolo della strada. In questo modo erano tracciati e chi usciva dal percorso poteva essere sanzionato pesantemente. Quindi un controllo ferreo e forse magari anche poco democratico, come lo conosciamo noi, ha saputo difendere l'Albania da un'epidemia molto più estesa, con notevoli ripercussioni, sia per la vita sociale che economica del paese. Lei mi faceva domanda anche sulle piccole e medie imprese. Sì, ecco, perché lei ci ha parlato di una chiusura, quindi di un lockdown e una chiusura della maggior parte delle attività produttive, ma queste attività produttive rischiano il fallimento o sono state aiutate dal governo? Allora, oltre il 90% delle attività erano chiuse. Il governo che cosa ha fatto? Sono stati varati due strumenti economici garantiti da un fondo sovrano del governo albanese. Il primo fondo economico era di marzo e serviva per assicurare il pagamento di 3 mensilità degli stipendi dei lavoratori. Di tutti i settori economici, non c'erano delle preclusioni, con una limitazione, nel senso che dovevano dimostrare che l'attività di marzo aveva avuto una contrazione di almeno il 30% rispetto all'attività dello stesso mese dell'anno 2019. Il secondo invece è servito ed è stato varato adesso a fine maggio, è servito e servirà per riattivare, cioè per aiutare la ripartenza delle attività economiche. Il primo strumento, il governo ha anche azzerato, sterilizzato il costo del finanziario dell'operazione. Invece nel secondo c'è è stato trattato col sistema bancario un tasso di interesse che per l'Albania è, diciamo, molto contenuto. Si parla del 2,85%, però deve essere confrontato col tasso reale di interessi
diciamo, dei prestiti che il settore bancario fa in Albania, che viaggia tra il 5 e il 6%, quindi è un tasso molto molto diciamo sottomercato. Ecco, le chiedo una cosa molto importante: la tempistica di erogazione di questi aiuti. Allora, la tempistica di erogazione è stata diciamo un po' diversa, nel senso diversificata anche nei settori. Hanno privilegiato subito le piccole attività, quelle che avevano fatturato proprio attività commerciali sotto i 120-130 mila euro all'anno di fatturato. Queste sono state aiutate in modo diretto, cioè i dipendenti delle aziende sono stati remunerati direttamente dal governo albanese, mentre per le attività economiche, diciamo, piccole, sì, ma medie, superiori a questo fatturato, l'intermediario è stato il settore creditizio, al quale le aziende dovevano fare le domande, presentare la documentazione e quindi fare tutto l'istruttoria. Diciamo che il primo fondo sovrano, quindi il primo aiuto economico, è stato diciamo abbastanza veloce. Quindi all'interno di questi tre mesi è stato erogato. Il secondo invece sta richiedendo più tempo, anche perché gli istruttori sono maggiori, non è coperto completamente dalla garanzia sovrana, quindi solo al 60%, quindi ci sono degli istruttori maggiori del credito creditizio per poter come in Italia, insomma, ecco. Però ecco, diciamo che è stato un tampone importante per diciamo stabilizzare la serenità sociale, ecco, delle persone, che sennò si sarebbero trovati per tre mesi senza stipendio, perché le aziende chiudendo, molte sono legate al settore della manifattura, quindi il Fasson, sono legate al mercato italiano, anche europeo, ma la maggior parte del mercato italiano hanno avuto un completo blocco e quindi un'impossibilità a supportare un costo elevato come quello della manodopera. Giusto, Nidoli, lei appunto diceva che molte imprese sono legate alle imprese italiane, perché d'altronde per l'Albania l'Italia resta un interlocutore privilegiato. Infatti non solo rappresenta il principale partner commerciale del paese, ma è anche tra i suoi principali investitori. Gli scambi commerciali con l'Italia ammontano al 36,2% del volume complessivo dell'investimento commerciale. Circa il 48% delle esportazioni albanesi sono destinate proprio ai mercati italiani, mentre, ricordiamo, l'Albania importa dall'Italia poco più del, dovrebbe essere 27-28% sull'import complessivo. Ecco, negli ultimi anni l'interesse degli investitori è aumentato anche in una vasta gamma di settori. Ricordiamo la produzione di energia, soprattutto le fonti rinnovabili, il minerario petrolifero, il gas, il turismo, il manifatturiero, l'agricoltura, i trasporti, logistica e telecomunicazioni. Quindi veramente quasi tutti i settori sono pronti ad accogliere investimenti interalbanese. Il sistema fiscale albanese, poi, dobbiamo dirlo, è assolutamente favorevole per le aziende estere, perché sulle attività di impresa l'aliquota del 15% per le grandi imprese, ma scende addirittura al 7,5% per le piccole aziende. Io le chiedo, Nidoli, anche alla luce degli ultimi accadimenti, è chiaro che dopo un momento di crisi ci sarà sicuramente, e questa è la storia economica che ce lo insegna, un momento di ripresa. Quali vantaggi ci sono nel fare impresa oggi in Albania? Quali gli scenari di investimento che si stanno delineando? E soprattutto, quali le opportunità per il nostro Made in Italy? Lo ricordava lei, effettivamente il settore manifatturiero è un settore dove l'Italia ha una forte presenza. Allora, i vantaggi dell'Albania sono la vicinanza territoriale all'Italia, è quasi una naturale, anche se c'è di mezzo chiaramente Canale d'Odro, l'Adriatico, ma è una naturale continuità diciamo del nostro territorio. È molto importante l'Albania perché permette un'apertura a tutto un mercato balcanico, Macedonia, Kosovo, Montenegro,
che è molto importante i paesi in via di sviluppo. Lei diceva appunto dello sviluppo di diversi settori, dall'energetico all'infrastruttura, al turismo, alla manifattura, all'agrobusiness. Ecco, è la tipica situazione di un mercato in via di sviluppo che deve crescere, che ha delle, diciamo, attenzioni, degli obiettivi, no? Sia sociali che economici, che imprenditoriali, chiaramente, da raggiungere, e quindi c'è un fermento maggiore. Ecco, questo fermento è un'ottima occasione per l'economia italiana, sia per l'economia italiana che ha bisogno, come diceva lei, ma come molte aziende diciamo hanno colto qui venendo in Albania, il basso costo della manodopera, che non è diciamo inficiato da una bassa rendimento della manodopera. Poi c'è anche il basso cuneo fiscale. Lei parlava del livello relativamente basso di tassazione, sì, per gli utili aziendali, ma c'è anche un basso cuneo fiscale per quanto riguarda il costo della manodopera, fiscale contributivo, perché si parla di un totale tra aziende e lavoratore del 27%. E quindi capisce che è molto importante, se è aggiunto al basso costo della manodopera, parliamo di stipendi che si aggirano intorno ai 350 euro al mese netti in busta paga, se aggiungiamo il cuneo contributivo e fiscale e la tassazione, comunque non andiamo molto lontano. E ci spieghiamo come mai tantissime imprese italiane hanno iniziato a delocalizzare il ciclo produttivo proprio in Albania. Ecco, è proprio delocalizzazione, ma è importante, ma è delocalizzazione, ma è anche un'occasione di internazionalizzazione, perché la nostra piccola e media impresa che fatica a vincere la competizione internazionale in molti settori, potrebbe cogliere veramente l'occasione di utilizzare una parte della propria attività, del proprio ciclo produttivo in Albania, mantenendo chiaramente le posizioni importanti in Italia, quelle che danno più valore aggiunto, ma in questo modo potrebbe essere più capace di competere, di presentarsi sui mercati internazionali con un prodotto a un costo più contenuto, e quindi potendo presentarsi in modo più competitivo, sia efficiente ma anche competitivo nei confronti dei competitor esteri, che oggi sappiamo con la globalizzazione non c'è modo di fermare. Ecco, e quindi è sicuramente è un vantaggio che l'Albania può dare all'Italia. Poi la larga diffusione della lingua italiana appunto aiuta, acuisce quella continuità territoriale di cui io le parlavo prima. I settori diciamo di interesse, ma anche di maggior sviluppo, lei parlava del settore energetico, assolutamente, settore energetico per quanto riguarda le fonti di energia rinnovabili, l'idroelettrico, l'eolico, il solare, il settore delle infrastrutture, dove l'Italia ha degli importanti player internazionali che competono in tutto il mondo. Sull'infrastruttura in Albania c'è il secondo aeroporto da realizzare nel sud del paese, lo sviluppo della rete autostradale, la rete ferroviaria, che praticamente oggi è quasi inesistente perché è stata abbandonata nel tempo, il settore turistico è un altro settore che non deve far paura all'Italia, perché l'Albania non deve essere vista come un competitor per l'Italia, ma è un'occasione per i nostri anche operatori turistici per poter avere una meta turistica molto vicina all'Italia. E con queste diciamo crisi, prima con le crisi diciamo medio orientale, quindi con la sicurezza in alcuni paesi, poi con la crisi purtroppo oggi sanitaria, avere una meta turistica molto vicina, con un clima
che è molto paragonabile a quello del nostro Sud Italia, perché siamo sullo stesso parallelo. A condizioni economiche, ovviamente. A condizioni economiche vantaggiose potrebbe essere un ulteriore sviluppo. E poi il settore manifatturiero. Il settore manifatturiero è non solo quello della confezione come oggi, presente in Albania, di abbigliamento e calzature, sì, ma io lo vedo in prospettiva nel riposizionamento di alcune supply chain internazionali, perché questa crisi pandemica ha creato il problema delle filiere lunghe e per cui alcune realtà imprenditoriali italiane che già sono presenti in Cina e in altri paesi potrebbero rivedere in modo le loro realizzazioni, spostandole più vicino all'Italia, pur mantenendo un certo grado di costo basso della manodopera e anche della fiscalità, ma mantenendo appunto, cercando di mantenere quella che gli permette la supply chain internazionale lunga. Ci sono diverse opportunità, bisognerebbe guardarle un pochettino meglio. L'Albania è un piccolo paese e molto vicino a noi e quindi però ha delle grandi potenzialità e andrebbero sfruttate meglio. Molto bene. Nidoli, la Camera di Commercio Italiana in Albania, di cui lei, ricordiamo, è presidente, è operativa dal 1996 ed è la principale organizzazione che rappresenta gli operatori economici e commerciali italiani. Nel 2016, ricordiamo, è arrivato anche un importante riconoscimento da parte del Presidente della Repubblica d'Albania, Nishani, che ha conferito alla nostra Camera di Commercio appunto Italiana in Albania l'onorificenza per particolari meriti civili, ma soprattutto come riconoscimento per l'attività che avete svolto in difesa e sviluppo dell'imprenditoria e anche per aver sviluppato i rapporti, la crescita degli scambi economici continui tra Italia e Albania e aver anche promosso proprio il miglioramento dell'immagine del business albanese in Italia. Quindi penso che sia stato un riconoscimento molto importante per la Camera di Commercio di cui lei è presidente. Le chiedo in quale modo, come Camera di Commercio Italiana in Albania, avete affrontato ed avete reagito a questa pandemia del Covid-19 e se e cosa avete imparato da quanto è successo? Spiego meglio la domanda. Avete continuato a lavorare durante anche il lockdown? Se sì, in quale modo, con quali strumenti nuovi? Sì, allora, innanzitutto la ringrazio di aver ricordato questa onorificenza che è merito del mio predecessore, perché e dei predecessori che si sono susseguiti perché io sono presidente da 3 anni e quindi nel 2016 c'era il dottor Zaniera come presidente, che ricordo con veramente molto, molto affetto e gratitudine, ed è merito suo anche il rilancio negli ultimi anni dell'attività della Camera. Io spero di aver proseguito bene il suo lavoro e la Camera di Commercio Italiana in Albania accoglie, supporta, fornisce informazioni sulle normative, sulle leggi, sulle procedure amministrative, organizza incontri istituzionali a diversi livelli con la pubblica amministrazione e l'imprenditoria, sia quella che si affaccia al paese per capire, valutare l'opportunità, sia quella presente per risolvere i problemi, perché non dobbiamo pensare che sia un'isola felice. Ogni economia, ogni paese ha i suoi problemi, ha i suoi pregi ma ha i suoi anche difetti, quindi bisogna sostenere in modo continuativo le nostre attività, le nostre aziende attraverso richieste, modifiche legislative, modifiche procedurali, attenzione a certe procedure che vengono fatte o non fatte nei confronti di alcune riconosciute nei confronti di alcune aziende. Poi chiaramente organizziamo regolarmente B2B con le omologhe aziende italiane e locali albanesi per sviluppare appunto il rapporto commerciale, che per un paese così piccolo come l'Albania, il rapporto commerciale, l'interscambio commerciale con l'Italia è di 2,6 miliardi di euro, quindi è notevole.
insomma, stiamo parlando di una popolazione 20 volte inferiore a, a, a quella italiana, quindi è poco più grande, neanche, la città di Milano è sicuramente più popolosa di tutta l'Albania, per cui ecco, sviluppa un interscambio commerciale interessante ed è in crescita, soprattutto nel settore manifatturiero e dell'energia, e avrà degli sviluppi ulteriori nei prossimi anni. Le aziende associate ricevono anche una rassegna stampa quotidiana dove vengono informate chiaramente in lingua italiana delle principali informazioni, che siano esse economiche, politiche, del paese. Organizza con la pubblica amministrazione, come dicevo, degli incontri istituzionali, quindi noi siamo sostanzialmente a 365 gradi diciamo a disposizione delle aziende nostre associate e delle aziende italiane che vogliono venire a investire in Albania. Non so veramente che cosa dire d'altro. Ecco, è difficile certe volte calarsi nel dettaglio delle attività che si realizzano. Sicuramente in questo periodo di lockdown e anche tuttora abbiamo modificato radicalmente il nostro approccio sia agli associati che alle imprese che chiedono informazioni. Abbiamo implementato il servizio diciamo interattivo, quello che stiamo usando anche noi oggi, quindi abbiamo portato gli incontri, diciamo i convegni da fisici a virtuali con dei webinar, ne abbiamo già realizzati diversi, sia tematici sia di approfondimento sulle modifiche normative che continuano e sono diciamo in corso in questo momento, quindi teniamo molto a mantenere i rapporti diciamo anche se non personali, ma diciamo di informazione continui in modo non passivo ma attivo, perché in questo modo riceviamo anche molti feedback dalle aziende, dagli operatori, e in questo modo possiamo muoverci nei confronti delle istituzioni albanesi in modo più puntuale e più preciso, dando delle informazioni e chiedendo e magari proponendo delle modifiche in modo più dettagliato, ecco, e puntuale. Questo è molto importante se si vuole essere credibili e quindi dare seguito anche a questa importante onorificenza che ci è stata data e continuare su questa strada, insomma. Ecco. Molto bene, io l'ultima cosa che le chiedo, Presidente Nidoli, è questa. Spesso ci sono imprenditori italiani molto bravi nel paese di origine che pensano di poter andare dovunque, investire e avere gli stessi successi. Le chiedo, esistono delle regole d'oro che un'impresa italiana che punti ad avere successo sul mercato albanese deve rispettare per evitare di incorrere in amare sorprese? Assolutamente sì, lei ha toccato un tasto purtroppo anche dolente dei rapporti tra Italia e Albania. Io sono presente in Albania dal 1994, chiaramente ero molto giovane, quindi c'era mio padre che seguiva le attività, ma io lo accompagnavo. Lo accompagnava? Lo accompagnava e diciamo ho visto l'Albania veramente cambiare. Chiaro. Ecco, da un paese che era considerato un po' il far west dell'Europa, per via anche della diciamo frizzante economia degli anni 90, che ingolosiva e interessava molto, soprattutto l'Italia, molti anche imprenditori italiani che magari speravano in una seconda, diciamo, opportunità, diciamo così, imprenditoriale, magari non andata bene in Italia e magari spostandosi in Albania speravano di risollevare questa situazione. Ecco, tutto questo oggi non esiste più in Albania. Se esisteva all'inizio degli anni 90, non ha comunque premiato
questa diciamo immagine e non ha premiato questa diciamo impostazione. Ecco, per cui io dico che ci vuole tanta serietà, chiaro, tanta umiltà nell'approcciare soprattutto da straniero un territorio nuovo che non si conosce, che non si può pensare di essere superiori, perché anche se loro hanno delle, giustamente, delle regole diverse anche di comportamento, magari non conoscono approfonditamente magari alcune realtà, però negli anni ho visto che l'Albania è cresciuta molto, sia a livello sociale, sia a livello organizzativo, imprenditoriale. Quindi bisogna veramente arrivare con le idee chiare, chiaro, con tanta serietà, tanta umiltà, evitare l'improvvisazione, quindi evitare i compromessi, perché un altro grosso problema che molti imprenditori italiani hanno avuto in Albania è di cercare di rimediare a certe cose. No, le strade corte non funzionano in Albania, bisogna dirlo chiaro, in nessuna parte del mondo dovrebbero funzionare. Ecco. Quindi strutturare bene il proprio modello di business, quindi arrivare preparati, e anche strutturare bene un'organizzazione locale efficiente, perché anche se si è molto vicini territorialmente, questo non vuol dire che si possa controllare bene un'attività che magari non prevede la permanenza dell'imprenditore 7 giorni su 7. Ecco, e quindi bisogna organizzare bene la propria struttura locale. L'Albania fortunatamente ha una classe di giovani ben istruita, è una popolazione giovane tra le altre cose, per cui con voglia di crescere e di imparare, quindi si trova terreno fertile, bisogna cercarlo, bisogna individuare le persone giuste, ma ecco, sempre con un approccio positivo, sempre con un approccio non un approccio impositivo, ecco, perché nel tempo ho visto, ecco, molte realtà che poi si sono scontrate con una realtà, chiaramente un ritorno, un feedback negativo da parte della sociale e anche economico, e poi quando si va a vedere si vede che le cose non sono state fatte bene, sono state impostate male, su presupposti sbagliati, e quindi non ci si può, ecco, improvvisare, questo no. Molto bene, Presidente, quindi questo forse è anche il ruolo che avete come Camera di Commercio Italiana in Albania, di poter appunto supportare i nostri imprenditori che abbiano voglia di andare nel paese. Da quello che lei ci raccontava adesso, bisogna fondamentalmente rispettare il paese nel quale si vuole andare ad investire, rispettare e conoscere regole, usi e costumi che sono la base di qualsiasi... Assolutamente, questa è la base di un rapporto sociale costruttivo e duraturo, non si può prescindere da questo. Noi cerchiamo di fare del nostro meglio e di essere a fianco a tutte le attività italiane e anche le attività in realtà albanese che lavorano con le attività italiane. Noi abbiamo tanti associati albanesi che però lavorano, diciamo, al 100% con realtà italiane. Quindi c'è una bella storia tra Italia e Albania. Gli albanesi sono naturalmente predisposti a dialogare e a investire sull'italianità e con gli italiani, per cui noi non dobbiamo perdere questa occasione. Tra altre cose colgo e forse magari concludo, c'è un interessante programma di sviluppo che è stato lanciato da Cassa Depositi e Prestiti Italiana e che ha focus su alcuni paesi, e tra i paesi europei è stato il focus è sull'Albania, e quindi noi abbiamo anche in questo momento un'attenzione italiana dal punto di vista del sostegno finanziario sia alla pubblica amministrazione albanese per farla crescere, quindi un programma verso la pubblica amministrazione, ma anche un programma rivolto alle attività private, quindi al settore privato, e questo potrebbe essere veramente la scintilla che può aiutare molte aziende a venire a investire in Albania. Adesso nei prossimi mesi, forse a settembre, non riusciamo a luglio, faremo un webinar proprio di presentazione di questo programma e delle
e degli, diciamo, degli strumenti che Cassa Depositi e Prestiti mette a disposizione del settore privato in Albania, proprio per, perché si possa incrementare questa presenza, si possa incrementare l'interscambio e l'Albania possa diventare veramente la porta dei Balcani per il settore, per il Made in Italy, in ogni senso. Questo è molto importante ed è una novità dal punto di vista dell'approccio italiano all'estero. Ecco. Molto importante. Allora io ringrazio il Presidente Nidoli per averci accompagnato in questo viaggio alla scoperta delle opportunità di business imprenditoriali per il nostro paese, per il Made in Italy in Albania. Ringrazio i nostri ascoltatori. Appuntamento al prossimo incontro di approfondimento con un altro paese straniero. Grazie ancora Presidente Nidoli. Grazie, speriamo di vederci presto anche di persona. Assolutamente sì, a prestissimo, arrivederci. Arrivederci, grazie. Grazie.